E l'Arco di Trionfo illuminano le notti di maglie. Tutto questo grazie a quelle riproduzioni architettoniche allestite da aziende italiane, leader mondiali nelle luminarie. Ci vuole molta fantasia e del genio per trasformare una cittadina come Maglie nel centro di Parigi, con una riproduzione in 3D della Tour Eiffel alta 27 metri e larga 9, un decimo in scala dell'originale, e una dell'Arco di Trionfo alta 18 e larga 15, un quinto di quello che caratterizza le Champs-Élysées. Ma in Salento in fondo sono di casa nella Ville Lumière, nell'arte di mettere in fila, in questo caso, fino a 240.000 lampadine, intorcinando quasi 10 km di cavi elettrici e componendo fra loro 900 pannelli per dare vita, nella centralissima piazza Aldo Moro, a una festa memorabile in onore di San Nicola, in un periodo di celebrazioni patronali che accendono di colori e fuochi d'artificio le notti di tanti paesi. L'effetto è spettacolare. Per l'allestimento hanno lavorato sodo 10 operai per 2 settimane, seguendo progetto e programmazione dei 4 fratelli De Cagna sotto l'occhio vigile di papà Cesario, erede di un'azienda che ha appena confermato la sua leadership rivincendo il prestigioso concorso Caglia Illuminata di Valencia, la Coppa del Mondo per i geni delle lampadine. Al secondo posto Mariano, altra realtà salentina d'eccellenza nelle riproduzioni architettoniche. Indietro il resto del mondo, cinesi inclusi, rimasti, come dire, fulminati da tanta meraviglia e virtuosismi. A Maglie sarà possibile perdersi in questo caleidoscopio programmato a tempo di musica fino a domani sera, in attesa dell'appuntamento clou dell'anno a Scorrano dal 4 al 9 luglio, la sfida tra i più grandi nell'arte di accendere lampadine e la nostra fantasia. La